Sesta corsa, premio giocattoli, prova inserita nel palinsesto di ippica nazionale. Un miglio per anziani di categoria E. 6. Prende velocità il mezzo meccanico. Tursio Pegget, senza problemi nei confronti di Taleggio Lungo non è partito come al solito Vulcan NP, probabilmente proprio perché consapevole di dover poi farsela scoperto. Amalfi prova su Tursio perché lo respinge, così dopo 300 metri di gara Tursio Pegget... Leggio Lungo le prime due posizioni allargo a largo Amalfi Jet che si è adeguato con i scia Vulcano NP terza pariglia per Zelig B. Porta il cronometro dalla sua parte. Vincenzo D'Alessandro Junior in Salchia la sua allieva. Il nostro cronometro invece non è scattato. C'è una frazione in curva in 16 e anche più. Al passaggio davanti alle tribune non cambia nulla, con Tursiope getta a dettare i ritmi della gara. Taleggio che la segue da vicino, terza alla corda il numero 8, Zenigata. Mentre il treno esterno è composto da Amalfi dei Greppi, Vulcano NP e Zelig B. Un quarto intermedio in 33 scarsi, sembra la replica dell'ultima corsa effettuata da Tursiope. 48,5 600 intermedi, accelerazione sulla retta di fronte, accelerazione repentina, 14,2 gli ultimi 200 metri, tentativo in terza ruota di Zelig B che va in aggiramento su vulcano NP richiesto, nel frattempo Dursio spara un altro parziale. Notevole in 14 frazioni in curva, nonostante ciò. Amalfi dei Greppi rimane a galla e va ad impegnare per All'interno si infila Taleggio Lung, però Turziope Jet mantiene un'incollatura di vantaggio su Taleggio Lung. Altra corsa vinta tatticamente da Turziope Jet. Probabilmente non è nella forma migliore, però riesce con le sue qualità. Che non sono affatto secondarie a risolvere. Vedete le battute finali con Tursiope che si salva dall'attacco interno di Taleggio Lung. Mentre molto vicino termina Amalfi De Greppi, c'è stata chiusa in 43 per Tursiope Jett, la figlia di Igor Font e Brovata Jett. D'altronde gli anni passano e non ce ne accorgiamo, ma Tursiope ne ha ben 10 così come Taleggio Lung. Secondo arrivato e quindi affermazione della portacolori dei fratelli D'Alessandro con Vincenzo che fa bene i conti.